Rifugiati si cambia rotta. La coalizione guidata da Angela Merkel ha messo a punto la prima legge organica della Germania per disciplinare le procedure di accoglienza per i profughi. Lo spirito è ben delineato dallo slogan Fördern und Fordern, letteralmente sostenere e pretendere. Appena arrivati in Germania, i profughi, già nelle strutture di prima accoglienza, dovranno partecipare a corsi di tedesco e di formazione professionale, ma avranno anche un non ancora ben specificato obbligo a partecipare alle misure per l'integrazione. Per chi rifiuta ci saranno tagli ai sussidi. Per evitare che nuovi arrivati si ammassino in ghetti etnici, le località di residenza verranno decise dall'amministrazione pubblica. Mentre le domande dei richiedenti asilo verranno valutate, cruciale sarà l'inserimento nel mondo del lavoro. Cade per 3 anni l'obbligo di dare precedenza nelle assunzioni a disoccupati tedeschi o comunitari e nel caso si sia iniziato un percorso di apprendistato, se la domanda d'asilo viene respinta, sarà possibile portarlo a termine. Ma se lo si abbandona o si commette un reato, partirà la procedura d'espulsione. Qualche perplessità la sta creando la norma che prevede una deroga alla legge sul salario minimo orario di 8,5 euro. Per 6 mesi sarà possibile proporre ai rifugiati lavori da 1 euro all'ora. Adesso il pacchetto sarà discusso coi governatori dei Länder per arrivare a un'approvazione finale entro la fine di maggio.